47 anni e un giorno fa, esattamente il 3 gennaio, si spegneva la lucente esistenza del professor Nicola Rossiello. Maestro di pallone e di vita d'altri tempi, nostalgiche foto in bianco e nero ce lo restituiscono di bianco vestito, con lenti scure e pensose, mentre guida un manipolo di imberbi atleti. Il prof ha lasciato un ricordo indelebile e commosso nei suoi allievi. Massima era la dedizione alla crescita non solo fisica dei ragazzi, convinto assertore essendo dell'importanza culturale e sociale dello sport. Intere giornate passate al campo quando era solo un fazzoletto di deserto bitorzoluto, ad indicare la strada del domani a chi voleva seguirlo, stanno lì a testimoniarlo. Per i mini calciatori della sua Ambrosiana, mitica squadra che destinava spesso e volentieri i suoi virgulti migliori al Bitonto, sosteneva volentieri enormi sacrifici, compreso acquistare le divise, di cui si riforniva presso un mitico negozio ad hoc in quel di Molfetta, gestito da due suoi concittadini. E i discepoli impavidi, il più celebre di questi, Cesarino Vitale, talento sfolgorante e cognome garanzia di pallonare passione, ha giocato persino in Serie B, lo ripagavano spesso con partite piratesche, sovvertendo pronostici in partenza disperati contro corazzate giovanili avverse. Al prof. Nicola Rossiello sono stati dedicati una targa sulla tribuna del Città degli Ulivi, recuperata lodevolmente dal giornalista Nicola Lavacca, è un centro polivalente su Via del Petto, mestamente oltraggiato dal tempo, ma soprattutto da assurda incuria e colpevole abbandono, con doveroso disdoro di tutte le amministrazioni che l'hanno permesso. Parlando di Mario Licinio, Tonino Splendorio, docente pure lui e pedatore antico, sorridendo amaro, mi confidava un giorno: quello di oggi è il calcio dei danari, il nostro era il calcio dei sogni e dell'amicizia. Ecco, Nicola Rossiello di questo calcio è stato uno degli interpreti più puri.